Buongiorno ragazzi. È vero, mi ero scordato. Buongiorno ragazzi. Come prima cosa rimettiamoci in carreggiata perché qua già si è bloccato tutto. Che bello. Almeno si è bloccato adesso e forse non si bloccherà dopo. Bentornati ragazzi su Game Revolution. Io sono Shaga e finalmente siamo tornati. Siamo tornati in live perché ultimamente con il lavoro sono veramente tanto incasinato. Ma abbiamo tanto da fare e tanto da scoprire ancora su questo titolo. Ed eravamo rimasti la scorsa volta in cui ci eravamo divisi dal gruppo. Nello scorso episodio noi ci eravamo divisi dal gruppo e adesso eravamo con Aerith, Red e Yuffie. Allora, visto la situazione, io voglio dare un'occhiata non a Aerith e Yuffie, ma a Red sicuramente. Abbiamo il collare d'oro, dovevamo insegnargli ancora un'abilità in base al consumo completo della barra di rivalsa. Barra RTB della squadra in base al consumo della barra di rivalsa. Passi questa foglia. Alla fine, cioè, Red va bene così, visto che non è che lo utilizziamo tanto, anche se è un po' un peccato perché alla fine Red è molto forte. Vediamo se possiamo fare qualche trasmutandazione. Non possiamo fare niente. Allora, siamo messi bene con gli HP, MP. Forse c'è qualcosa da comprare? C'avete qualcosa da comprare? No? Votiva? Non mi serve un cazzo. Fascia Barbados. Fascia Barbados. No? Non mi frega niente di vende. Tu invece vuoi fare qualcosa? No, perché avevamo già fatto. Bene, ci eravamo separati, adesso ci dobbiamo riunire. Oh, vediamo, damoci un'occhiata in giro. Certo, veramente mi avete dato da guidare a guidare poi, vabbè, a Eris. Io non voglio cambiare, voglio rimanere come era previsto. Oh. Che cos'è? Siamo alla ricerca della Black Materia. Live stream. Live stream to naka yoku naru hōhō oshiete kureru mitai. Accumulando il flusso vitale nel Tempio degli Antichi e trasmettendolo alle anfore della vita, Aerith acquisisce la capacità di dominare la struttura architettonica dell'edificio. Ok, quindi è simile alla cosa che stavamo facendo prima con... prima, la scorsa puntata con Cloud, ovvero cambiavamo la direzione dell'edificio, quindi dall'alto al basso, al basso all'alto. In più, in base alla quantità di flusso accumulato, Aerith riceve una benedizione graduale a inizio battaglia. Ah, ci si può accumulare abbastanza flusso vitale da poterlo trasmettere. Ma chi è che gli sta insegnando? Genetra oppure la gente che... cioè il flusso vitale stesso? Interessante. Che cazzo si è accumulato? Questa è l'anfora della vita? O è un albero... Forse devo entrare all'interno... Ah no.
quando hai accumulato abbastanza flusso vitale, punta all'anfora della vita con R e usa l'asta L per trasmettere al suo interno. Ah, ok, quella è l'asta della vita. Ricevendo flusso vitale, le anfore si stabilizzano e il tempio riacquista la propria struttura architettonica originaria. Vuol dire, questo tempio si era in un certo senso destrutturato. Che devo fare? Non ho capito. Ah, con L la devo girare tipo. Ma devo uscire in animazione migliore. Così. In certo senso è come se si fosse destrutturato. Per protezione, immagino. Dall'esterno. Ce la faremo, ragazzi, a finire questo titolo. Ve lo prometto. Mi impegnerò affinché riusciamo a terminare questo titolo. Guarda la roba che c'è qua. Il live stream. Eccola là, un'altra anfora. Per assorbire il flusso vitale tieni premuto triangolo. Nei punti in cui si manifesta o accanto alle rocce e alle belve eliminate vicino alle anfore della vita. Bello! Un po' lento. Devono fare qualcosa di molto più veloce. Nel senso se... Ah, ok, non è detto che scompaia. Ok, perché io ho presupposto il fatto che colpendolo... Ciao Fedi, buongiorno! Che colpendolo dopo un pochino scompare. Stavo per dire scomparisce. In realtà è scompare. Benefici del flusso vitale. A seconda della quantità di flusso vitale raccolto, Aerith ottiene benefici a inizio battaglia. Livello 1, fede. Livello 2, fede rigene. Livello 3, fede rigene mura. Ma solo Aerith o tutto il gruppo? Il barco Tauro. È uno scomparuto. Allora, Marco Tauro. Ok. Debole a elettro. Abilità. Li facciamo assolutamente scarica di plasma. Così siamo sicuri. Vabbè, ma questo con Eris. Con Yuffie non c'è manco bisogno di. Ok, assorbiamo nel flusso vitale. Ottimo. Quindi dovremmo avere rigene in teoria tutti. Come va caro? Prega. Che devo prega? Ah, ok, c'è flusso vitale sparso qui e là. Questo posto è meravigliosamente bello. Ma lì c'è. Non possiamo puntarla, vero? Quanto cavolo di flusso vitale c'è sta questo? Ah beh sì, pure io che cazzo di domande faccio nel Tempio di Cetra quanto flusso vitale c'è? Ah, da qua forse. Da qua forse riusciamo a... No, possiamo puntarla. Però... Quella? No, eh. No, neanche un pochettino. Forse va fatta per forza dalla piattaforma. Sì, va fatta per forza dalla piattaforma. Le anfore della misericordia. Eventi secondari. Le anfore della misericordia. Ma ha visto assolutamente il tutorial. Cioè il tutorial nella map. Eventi. Trasmettendo l'anfora aerea ti riporta il tempio al suo aspetto originale. Trasmetti il flusso alle anfore. Ah, ma... Penso...
pensavo che fosse qualcosa di più specifico. Tipo, prendi le anfore per ottenere l'arma definitiva di Aeris che ti durerà ancora 10 minuti prima che Aeris venga uccisa. Ok, adesso ci abbiamo... Ok, bello, stiamo ricostruendo il tempio. Di agata verde. Ma questa roba... Ah sì, si poteva distruggere. Era roba. Questa roba era roba. Bella questa parte. Sono contento di averlo fatto adesso. Adesso per me sono senza ascensore e stavo facendo lavori. Mamma mia, che cosa brutta. Che tu abiti al piano? Che piano abiti? Oddio. Ma posso cadere? No, non posso cadere. Ok. Mi ha preso un infarto, raga, ve giuro. Ah. No. Come cazzo ci arrivo là? Cosa? Così? Signore? Ma io come cazzo ci arrivo lì? Volando? Quarto piano, mamma mia. Che ansia. Soprattutto che ansia che ci mette un mese per farlo. Forse posso riassorbire i poteri. No, ma non credo che possa riassorbire le anime delle... No, infatti, una volta che è fatta, è fatta. Ma scusami, come faccio a raggiungere quella cosa? Cioè, non c'è letteralmente un modo. Non posso andarci. Dice, te l'abbiamo messa là, tanto per... così, almeno... Tanto almeno, dici, non... così rosichi che non ci puoi arrivare. Deve essere un modo. Allora, girando così, no. Girando di là, no. Cioè, è letteralmente impossibile. Perché da qua non si può andare. Da là non si può andare. Manco da qua. Perché pensavo magari... Si arrampica da nessuna parte. Sì, si arrampica. Il problema è che c'è una scala. Lì, e lì è proprio isolato dal resto di tutto. Da dietro non si può entrare. Non si può riassorbire di nuovo l'anfora. A meno che non ci sono delle anfore nascoste che mi permettono di completare. Sai che probabilmente ci sono delle anfore nascoste. Tipo, può essere che magari non lo possiamo fare adesso, eh. Perché magari è possibile che ci siano delle anfore. Tipo quella. O quella. Che possono essere riempite. Ma non da qui. Perché deve essere fatto da sotto. Cioè deve essere fatto da un luogo in cui possiamo... dobbiamo salire sulla piattaforma. Che è questa qua. Sono queste piattaforme qui. Non possiamo farlo a caso. Quindi dobbiamo solo andare avanti. Qua non possiamo scendere, no. Magari una discesa segreta. Claudio, tachi. Daijoubu, da yo ne? Claudio ga shikkari shite ireba ne. Vedete come si comporta Cloud. Ogni tanto Tifra dovrebbe mettere in regola. Giustamente. In riga. Ogni tanto ci sta. Però qui sotto intendono che Tifa è l'amore di Cloud. È la fidanzata di Cloud. No, vabbè, perché sono migliori amici. Gambantain. Cioè, io veramente non ho mai usato le abilità di Aeris. Pulsione vitale, sacrifica la propria vitica per ridarla alla squadra. Curarne le alterazioni e farle recuperare PV. È fortissima. Però mi toglie 30 magia.
potenza magica più 20. Diciamo che ce la siamo. Salvaguardia da KO. Inefficace contro morte istantanea. Allora, sbarramento magico prolungato. Non male. Più 25% di recupero PM con Aspir. E bonus carica ATB. Questa potrebbe tranquillamente diventare la nostra nuova arma. Perché alla fine l'altra arma... l'altra arma non è che... Mettiamogli un attacco magico. Allora, scusate, iniscrio, rinascita, miracolo, comede, comedea, che tanto questa prima gamba, bravo, ci mettiamo una vita, prima arriva a comedea fa malissimo, anche bio e sisma sta per salire di livello. Questa ancora ci vuole, ma ci vuole una vita. Se no, potremmo quasi fare. Però non so quanti punti esperienza mi danno. Per metterci la. Potremmo quasi metterci la materia per le skill. Però per aumentare la velocità di accumulo esperienza delle materie. Ma. Come si chiama? Evolutiva? Esatto. Più 100% la materia associata. Perché tanto, quale magia potremmo metterci? Potremmo metterci Antima, però dovremmo togliere la Tifa. Effettivamente si può pure fare, perché alla fine non è che... Cioè, che altro ci serve? Qua. Debolente, debilità, sì, facciamo così, perché almeno ci abbiamo... Allora, possiamo iniziare... dalla Benefico Statica, che sta quasi al top. Allora, possiamo toglierci... queste, metterci al primo la evolutiva, metterci la benefico statica, così almeno sale, e metterci qui le materie che dobbiamo far salire di livello. Poi qui infatti ci mettiamo la crio incendiaria, la aerogalvanica e ci serve la statica adesso sta no aspetta, la statica era qua, ce l'avevamo già qua, quindi perfetto. Sismara non è male, anche se non abbiamo mai avuto la possibilità di utilizzarla al meglio. La meteoritica e la rianimante al massimo, perfetto. Diciamo che siamo messi bene. Mo spero che non mi diano queste cose per poi farmi Aeris, che è rosico, dice, ah, che figo, ti abbiamo dato un'arma nuova, sei super potente, poi da pinder culo. Oh, questa è nuova. Allora, drago di gusto. Voglio utilizzare pulsione vitale, però è 2. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una bello sprintino. Tanto so già quali sono. Già quali sono le abilità. Abilità. Eccola qua, facciamo pulsione vitale. Bello. Ah, in questo senso. No. No. Non pensavo che fosse così. Cioè, si sacrifica. Adesso capisco il motivo di metterci. Ciao, Fake. Questa volta no. Come stai, caro? Ti voglio far soffrire.
adesso capisco perché mi hanno dato quell'abilità. Salvaguardia da KO. Ora lo capisco. Perché questo ti permette di fare questa abilità, curare i tuoi cosi, anche se non so quanto ti cura. Tutto bene, un po' stanco. Oggi ho un'altra visita medica che due palle. Lo so, lo immagino, caro, lo so. Stasera ci sei? Se ti va di chiacchierare. Salvaguardia da KO. Questo salvaguardia da KO ti serve per poter evitare la morte. Tranquillo, fai con calma, ovviamente. Per impedirti di morire dall'abilità che tu stessa stai apprendendo. E che non è male, perché se l'abilità che stiamo imparando... vediamo un po'. Per ridare alla squadra, curare le alterazioni e farle recuperare PV, se è abbastanza... Cioè, se cura abbastanza, è ottima. Cioè, se tipo gli restituisce tutta la vita... Ah, non avevo visto bene l'animazione. Se gli restituisce tutta la vita, è ottima. E gli cura tutte le alterazioni, è ottima. Lì ce la teniamo. Preghiamo. Che ha un cazzo ottenuto. Ok, da qua si scende ancora di più. Siamo nel tempio degli antichi, Fake. Guarda che figata. E siamo separati dal resto del gruppo perché c'è stato un evento. Che in realtà, più che un evento, sono saliti su un ascensore e non si sa perché. E si sono ritrovati solo Eris. Si sono separati. Diciamo che è un po' deboluccia come cosa il fatto che si sono separati. Però ci sta, dai. Abbiamo fatto la scorsa volta la parte con Cloud, Tifa e Barrett. Adesso siamo con Yuffie e Red. E sono contento perché alla fine... Come tutta la trama finora. No, non è vero, no, dai, non tutta la trama, su. È solo semplicemente mancano un po' di coerenza. No, nel senso, tocca capire che dove vanno a parare. Però dire tutta la trama, no, dai. Oh, oh. Ah. Allora, dobbiamo restituire abbastanza live stream a tutte le... Le cose. Sarà abbastanza? Proviamo. Questa è mezza piena. Questa è mezza piena di flusso vitale. Ovviamente ci serve più flusso vitale perché dobbiamo aprire tutte. Dobbiamo aprirle tutte e scoprire che cosa si può assorbire. Che cosa si può trovare. È uscito il DLC di O2, sono 3 mini episodi molto corti, hai pensato se portarli in live? Credo sì, che ho con pensato. Si può fare al massimo 2. Ho pensato di portarlo in live. E... È uscito ufficialmente? Cioè, nel senso, già si può acquistare il DLC? Night Springs. E quanto costa? Hai idea del costo del DLC? Stiamo ottenendo abbastanza flusso vitale. Sinceramente no. Ah, ok, ho preso okay. La deluxe dove sono compresi, quindi non mi sono informato. Io, sai, ho degli acquisti da fare, quindi non, sicuramente il DLC me li posso prendere, quindi li ho presi. Cioè, quindi li porterò probabilmente live proprio perché dobbiamo finire la storia. La
Cosa che più mi ha fatto impazzire ieri sera del DLC, del, scusate, del Summer Game Fest, del Direct Xbox, è che praticamente è uscito il supporto mod per Starfield. Vabbè, no, 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 assolutamente sì. Bocchi senne. È il supporto mod per Starfield, ragazzi. Il DLC di Elden Ring l'ho acquistato, mi sono dimenticato di condividerlo, certo, già acquistato. E qua là il gioco diventa 10 volte meglio. Ah, ok, non bastano il... Aspetta, ma quindi posso riassorbirle? Ma quindi allora va bene. Ah, tranne a questa che non è al massimo. Capito? E tra l'altro è già uscito, quindi ieri sera. Infatti io personalmente che ho deciso comunque di continuarlo in privato, perché cioè è veramente... Ora puoi trasmettere il flusso vitale a un'altra anfora? Come? Con là? Tipo, se io adesso volessi assorbire questa qui, non posso assorbirla, vero? Ma cazzo no... Mi serve il tuo flusso vitale. Il DLC sembra tanta roba. Allora, facciamo una cosa. Magie. Sisma. Parlando di acquisto, sto seriamente pensando di prendermi la special edition di Radiant Silver Gun per Switch in edizione Jap. C'è anche il modellino della nave. Per chi non lo sa, Radiant Silver Gun è uno dei migliori e più divertenti run and gun con navette. Oh, sembra figo però. Anche se non, se non è esattamente my cup of tea. Però... sai... ci sono tanti giochi che mi hanno convinto che fare il Game Pass sarà la cosa giusta. Io solo devo risparmiare un attimo, perché ho anche Wukong da acquistare, che ancora purtroppo non l'ho potuto prendere, visto che oggi mi arriverà il VR e già ho preventivato delle spese eccessive, perché dovrò acquistare anche, finita questa live, acquisterò anche l'head strap con batteria amplificata e mi costa uno svario. Però conviene, perché tu hai due batterie ricaricabili e ti arriva nell'Elite, quello che sto vedendo, ti arrivano due batterie incluse con la piattaforma di ricarica per le batterie, per queste batterie, per il, che poi in realtà sono come come se fossero delle power bank però speciali apposta, e ti vanno a aumentare tipo svariato numero di ore le performance del VR, che già ci mette 3 ore per ricaricarsi. E poi ci avrò anche, e mi arriverà anche a breve la piattaforma di ricarica per il VR stesso e per i cosi, per le batterie delle impugnature. Quindi veramente sarà illimitato. Sì, vabbè, quello sì. Ti costano un botto. Io non vedo l'ora di cosa? Di Silent Hill. Raga. Silent Hill old, tutta la vita. Ma io non ho capito, ma è uscita una demo di Silent Hill? A chi lo dici? Ma come? Ah, se preghi vicino a un'anfora? Ah,
Ah, ok, però deve essere un'anfora. Cos'è? No, ma lo compro sulla fiducia, francamente, soprattutto dopo il long gameplay mostrato. Giustamente. Allora, parliamone. Abbiamo ricostruito il tempio. Beh, un po' troppo forte. Oh, che cucciola, Yuffie. Signorina Eri, ma lei è muratore. Che cucciola. Ma mi hanno appena dato tra l'altro l'arma nuova di Aeris. Pensa se adesso arriva Sephiroth e l'ammazza così. Così. L'ammazzatore. Ah, sala della vita, primo livello. Quindi siamo tornati con... Cosa è mai successo nei FF? Mai assolutamente successo. Perché Aeris ha modificato il tempio? Signorina Tifa. Oh. Stanno tornando al live stream? No? Si sono trasformati in rane? Perché? Perché si stanno trasformando in belve? Ieri ho affrontato Darth Vader su Jedi Survivor. Mamma mia quanto... Mamma mia quanto ho pianto. Oh, che è basso fa? Aspetta, mi sa che con Tifa abbiamo la nuova abilità da prendere. Alla fine il segreto sì. Per batterlo era essere aggressivi. Parecchio aggressivi. Cosa cazzo sta succedendo? Io non sono riuscito più a giocare a niente, raga. Sto solo lavorato. Ah. Eccoci qua. Nuovo. Anche se lo sapevo, ci sono rimasto troppo male per la morte di quei due personaggi e il tradimento di tu sai chi. Lo so, ci sono rimasto pure io male. Però mi fa sempre ridere una cosa. Quanto riescano a essere, quanto sia bello che in realtà questo gioco è migliore degli ultimi film di Star Wars. Riesce a trasmettere lo spirito meglio degli ultimi film di Star Wars. Ma piuttosto, che cosa ne pensi di... Ah, ci manca una rivelazione. Non che ci volesse molto è lululul. Ah, possiamo fare rivelazione. Ma sai, super edere. Ok. Però fa sempre ruscio sacro, origano, salvia. Relazione al pianeta. Gigapozione nebulizzata. Giustamente che non abbiamo più. Rivelazione al pianeta, possiamo... Ah, ci manca ruscio sacro. Ruscio sacro? Dobbiamo trovare ruscio sacro. Però... sempre da rimanerci male, come ne cannano tante, poi arriva una...
arrivano da casa di videogiochi e fa meglio. Questa è una cosa che mi fa sempre ridere. Ma del nuovo Indiana Jones che cosa dite? Abbiamo una nuova abilità da imparare? Oppure l'avevamo... No, mi sa che l'avevamo preso. Pugno diretto era. Però deve, fa più danni quando sono stremate. Aia! Ah sì, col cazzo che ti attacco. Che ti attacco quando c'hai prontezza vigile. Dai, ammazza, ammazzateli su che stanno a morire. Mi piace quel già finale. Lasciamo perdere, va che a livello di film adesso Star Wars sta a pezzi, se la cava meglio il reparto TV, fumetti e veramente. Veramente, molto meglio, non meglio, molto meglio. Questa è la cosa divertente, fa ridere ma fa anche riflettere. Quanto stanno per morire tutti questi? Che bello in questa parte di storia. Ci stiamo addentrando, secondo me, importanti rivelazioni. Che poi... Io sono solo preoccupato per il destino di Kestis, per lo più perché vedo solo tre opzioni possibili. Sentiamo quali sono le tue opinioni. Quali rivelazioni possibili vedi? Quali fini possibili vedi? Questo dobbiamo farlo passare, ma come cazzo lo facciamo passare? Mi sa che possiamo buttarlo qua. Possibile che sia un caso che Tifa si è messa lì per farci capire che dobbiamo fare? Credo che... Sai? Credo che questa fosse un'indicazione. Il fatto che Tifa ci aspettasse qua per farti capire che... Vabbè, a parte che bisogna essere proprio scemi per non capirlo, però... Correnti impetuose. La prima muore. La seconda si muore. La terza muore. Rimane in una vasca di Becta per da 40 a 50 anni come Dagan. Potrebbe essere, sai? Sai che potrebbe essere? In modo tale da farsi magari riscoprire in... Farsi riscoprire magari nei prossimi film di Star Wars. Che ne sai? L'ultima darebbe anche la possibilità di farlo apparire in live action ma ancora giovane. Quello che stavo dicendo di... Allora, Bazooka Combatto. Urlatore. Velocizza normalmente barra TB ma temporaneamente e una sola volta a battaglia. Non male però. Nuova arma. Che c'ha? Sovraccarica avanzato. Ricarica potente. Mi dispiace però perché rimarrebbe solo. Tutti gli altri sarebbero morti o vecchi. Sì, quello probabilmente. Secondo me allora, guarda, di tutte le cose che hai detto, secondo me questa è la più plausibile. Velocizza sovraccarico. Bonus carico. È tutto sul, basato sull'ATB. Sta cosa qui. Non male. Urlatore. Ah, così. Nuova arma per Barrett. Ci stanno dando tutte le armi finali di questo titolo, secondo me. Comunque per il gioco di indie mi è piaciuto, ma il gameplay sembra un po' lento.
Che senso, legnosetto? Che cosa intendi? Madonna, quanto aumenta! Madonna! Signor Camaleonte! Proprio nelle animazioni e non me lo aspettavo, visto che il titolo è di Machine Games, gli stessi di Wolfenstein. Proprio nelle animazioni. Allora, potrei risponderti che non ho abbastanza elementi perché l'ho visto di sfuggita ieri sera, ieri notte, anzi. Quindi magari dovrei riguardarlo, però magari quando sarà uscito definitivamente, va dalla mano, ti darà un'altra sensazione. Ah, devo andare là? Ti darà un'altra sensazione, vedremo un po'. A me... Però scegli la violenza e ti banni lululu. Però scelgo la violenza e ti banno. Boh, ottima idea. No, non ti bannerei mai. Non ti bananerei mai. Allora, solo tipo si impazzisce, inizi a picchiare le vecchiette. Oddio, forse potrei aiutarle. Cosa? Banana and mer. E se provassi con quello? Il monumento. Allora, qua dobbiamo far cadere le cose. Cosa c'è qua sotto? Ah sì? Si rifinisce sotto qua? Vabbè, questo so dove devo farlo cadere. Tanto abbiamo capito come funziona. Il banana... Io, raga, non vedo l'ora... Cioè... Sto amando questo gioco, provamo, ma non vedo l'ora che finisca. Basta che finimo, Cloud. Esatto. 24 circa. Esatto. Sì, raga, siamo al 37esimo episodio. Non credo che manco qua il The Ring sono arrivato così lontano. Forse sì. Non basta ancora. Provo a far cadere qualcos'altro. Dai, tranquillo. Ma te immagini, usciamo da qua altre 20 missioni secondarie? Però Belgio mi ha detto che questo capitolo lo adorerò. Quindi può essere che... Magari qualcuno di voi che mi dà una mano e famo prima? No, eh? No, no, guardatemi, guardate quanto sono bravo a girare le manovelle pesanti. Bene, hai salvato, esatto, il mondo, beccati altre 20 ore di fetch quest. Sì, tipo, che ne so, aiutalo a... Questo personaggio è stitico, aiuta a trovare l'erba sacra che cresce solo in cima alla montagna di Nibelheim. Quando la luna colpisce gli occhi di Sephiroth. Così. L'erba sacra pop. Esatto. Oh. E beh, giustamente. Dobbiamo fare una cosa. Mettiamoci un boss. Un mini boss. Qualcuno di loro che ha analisi? Morto. Rido troppo se muore così. Cosa si usa? Gigante di ferro. Non ce l'hanno. Vabbè, sti cazzi. Faremo un po' sperimentare. Secondo me è debole a fuoco. Vai, Barrett. Allora, fai abilità conflagrazione interiore. Me lo devo rivedere, il gigante di ferro. Bello, sì.
veramente bello. Allora, vediamo un po' di Ignis. Sei debole a fuoco? No. Sei debole, sarai debole a abilità sinergiche? Valanga mobile. Penso che è la prima volta che le vedo. Sai che Barrett lo sto rivalutando un botto? È di ferro, forse è debole a elettro? Potrebbe essere, vediamo. Sì, sei un genio. Genio del male. Allora lanciamo Fulgora. Fulgoga Omega. Vabbè, mo andiamo di cose che stremano. Sai che loro come gruppo non sono niente male? Che casera ho. Lululul. Esatto. Sai che loro come gruppo non sono per niente male? E poi Barret schiva meglio di Aerith. Sì, sicuramente. Ed è il che è tutto dire. Allora, meno male che ci abbiamo rinascita. L'ho sottovalutato. Getti gigapozione nebulizzata. Dai. Allora, abilità sinergiche, sincrovisione. Stavo facendo sincrovisione, mi ha interrotto mentre facevo sincrovisione. Boom. No, ma Barret l'ho rivalutato un botto. Cioè, con quest'arma è una bomba, Barret. È veramente una bomba. Ma cosa fa sincrovisione? Allora, ti divide il segmento di ATB in tre. Il che significa che hai molto meno barra da dover ricaricare per poter fare una un'abilità. È molto forte. Solo che si fa tra i due che hanno la cosa. Tu puoi fare finale infinito. E tu Barret puoi fare ira funesta. Cioè, ridendo e scherzando, anzi ridendo e sterminando, veramente più andavo avanti con il tempo e più Tifa, vabbè, lo sappiamo, è fortissima. Però secondo me, allora, secondo me top tier è Yuffie. Al secondo posto c'è Tifa, assolutamente. Al terzo posto c'è Cloud. Quarto posto insieme c'è Barret e Red. Quinto posto c'è Yuffie. Sesto posto c'è l'indominabile. That's it. Vincent ancora non lo so perché, come sapete, ancora Vincent non l'abbiamo giocato. Sono sicuro al 1000 per 1000 che Vincent sarà parte del DLC, di un eventuale DLC. Mi passa. Certo che ha funzionato, avete spaccato un tempio che stava in piedi da 15.000 generazioni. Allora, abbiamo anche appreso l'abilità di Barret, che non è male. Allora, se adesso facessi di nuovo conflagrazione interiore. Poi Barret è fenomenale, fa veramente ridere. Conoscendo il giapponese,
conoscendo il giapponese, fa veramente ridere sentire i suoi commenti che dice. Che dice durante il combattimento. Per mille milioni di anni, poi arrivate voi e lo distruggete. Esatto. Minchia, che botta! È stata una botta fenomenale! Ba-boom! Da qui in poi non puoi proseguire e dirigersi. Ah, ok. Io voglio Barreto che canticchia la fanfara della vittoria. Bellissimo. Nella vita reale. Ma io invece voglio anche la versione di Yuffie. Sai questa cosa del fatto che siano riusciti a inserire Yuffie e Barrett? No, scusa, Yuffie e Vincent, dandogli delle storie originali sul remake, è una cosa che mi fa impazzire, è una cosa che adoro alla follia. Perché sapendo che loro erano all'epoca, sono stati contenuti che hanno rischiato la cancellazione e adesso invece sono ufficiali, parte della storia, invischiati nella storia, ne sono felice. Perché erano personaggi che non meritavano la cancellazione. Io, Yuffie è ufficialmente il mio personaggio preferito nel remake. Nei giochi vecchi infatti vengono esplorati meglio nei spin-off del 7. Proprio perché, proprio perché negli originali erano contenuti che dovevano essere cancellati, ma li hanno tenuti lo stesso. E sono contento cioè non avrei immaginato un remake senza Yuffie o senza Vincent. Vincent poi proprio con lo spin-off suo. Dove cazzo deve andare? Con lo spin-off suo di George Cerberus è stata tanta roba. Mi ha dato la polvere magica. Dove cazzo stiamo andando? Recupero PM. Del John Cerberus, che spettacolo. Uno sì. Dei primi giochi che acquistai per PS2. Molto molto bello, sì. Io vedi, passo subito a Barrett. Perché Barrett poi lo manda subito in stremo. Cioè in stremo, in tensione almeno. Sto usando tra l'altro. Cioè in combo. Allora Barrett. Allora ho notato una cosa. Barrett è uno di quei personaggi. Mo stavo vedendo con stavo vedendo un po' per le sue abilità. Barrett è uno dei personaggi che è stato costruito meglio a livello di combo che può fare. È incredibile. Adesso mi sto rendendo conto perché con la sua skill tree, con il suo skill tree, con cose del tipo, le cose che abbiamo appreso del tipo che a inizio battaglia o posso avere tipo protezione, rigene, con le abilità di quest'arma, ma in realtà anche delle armi successive, con le sue prerogative, puoi creare veramente una bellissima build con Barrett. Ed è una build da stremo incredibile. Bello, bello, Barrett rivalutato. Lo rivaluterò meglio nel prossimo titolo. Oh oh. Oh oh. Abbiamo Rude e coso. Compriamo, allora, 2 giga pozioni. Edere. Coda di Felice. Poi, vediamo un po' cosa altro possiamo comprare. Possiamo imparare Cloud può imparare qualcosa. Cloud può imparare la final lì. Il cazzo. Pensavo che potessi imparare la limit finale. Invece no.
La sua ultima abilità, delle armi utilizzabili solo a mezz'aria per sferare un potente attacco dall'alto. Esuberanza aerea. Un po' esuberante questo Cloud. E si salva. Perché si sa che adesso sicuramente dovremmo fare combattimento contro Rud e contro Reno. Ho sentito, si sentiva, la voce era quella. Perché la fine non te la fa imparare? No, no, secondo me sì, ma il problema è che dobbiamo avere abbastanza. Dobbiamo avere 15 punti abilità. Cazzo sto succedendo? Ah vabbè, combattete. Ah. E proprio dobbiamo. Aspetta, prima di andare a battere Reno e... Ah, ok, non c'è nient'altro. Guarda, amico. Ah, eliminiamo le belve insieme ai Turks? Ah, devo pure aiutarle? Ma cosa? Ma quanti cazzo sono? Dio mio, ti fa un'abilità. Esuberanza aerea? Non posso farla? Ah, utilizzabile solo a mezz'aria. Quindi la devo fare quando sto combattendo a mezz'aria. Ah, guarda come l'ha riparata. Grazie, grazie. Adoro Rud. Rud è bellissimo. Grazie, Reno. Complimenti. Mi ha fatto i complimenti. Ah, adesso. No, ma dai. C'ha bellissime vibe tra loro. Che poi no, infatti, altro. È meraviglioso. Per un attimo ci ha sperato, Rud. Sono bellissimi i personaggi comunque, anche loro. E li adoro. Secondo me questo combattimento strizza tantissimo l'occhio. Questo combattimento secondo me strizza tantissimo l'occhio, quello che abbiamo visto finora, a... si chiama... Sempre Final Fantasy VII. Il film. Porca miseria. Non mi viene adesso. Aiutatemi. Aiutate il mio povero neurone. Grazie, Advent Children. Ti ricordi il combattimento di Tifa all'interno della chiesa? Mi ha strizzato un po' l'occhio a quello. Vedere Tifa combattere in questo modo. Come si fa a scordare? La mia mente. Lo sai, mi conosci. È la prima volta che li combattiamo in tre. Noi il combattimento non gli nome di giorno. Allora, lui forse è debole. Non è debole elettro sicuramente. No. Abilità, vediamo un po'. Che cosa? Magie. Audacia, Aegis, Ignis. Forse con Ignira. Perché Ignira non me lo fa lanciare? Ah, perché servono... Ignira Alfa chiede 2 ATB. Ah, infatti. Senti, Rud, non mi cagare il cazzo. Sto combattendo contro Reno. No, Cloud. Sapendo questa cosa.
abilità, l'Ampul Fugato. Ah, quindi discuto sempre di come anche se il film è dei primi 2000 regga il confronto con i moderni film di animazione, soprattutto a livello di fluidità di animazione. Concordo. Magie in Niga. Arreno. Ecco. Ora. Vai di fa. Abilità, tu vai di pugno diretto. Cloud, tu vai di lampo infuocato. Tu vai di nuovo di pugno diretto. Ah, ok. Vedete, abbiamo talmente tanto stremato che è morto, tipo. E lui ha detto, no, non attaccare più. Cioè, mi è uscita proprio la il cerchietto, dice, no, non lo puoi più attaccare, basta. Io, Aibo. Taksu. E chi è che li sottovaluta i tacchini? Tu fai una bellissima Niga a Reno. Mi ha schivato la Niga. I tacchini sono i tacchis. Esatto. Ah no, allora, se vogliamo evocare qualcuno, evochiamo Gilgamesh. Lo proviamo. Bellissimo, lo amo. Allora, scaricate fragrante sul Reno. Invece vai abilità A2 deve avere. Mi aspettavo un po' di ora. Da parte di Gilgamesh, lululul. Esatto. Picchiata d'ascia, vediamo un po'. Ok, Reno è andato. Mi ha schivato. Suo abile è fortissimo. Ah, ok, deve arrivare a 2. Proviamo abilità dell'evocazione girandola. Vai, fai qualcosa però, Gilgamesh. Ultima illusione. Bellissimo. Secondo te ci sarà mai Knights of the Round Table qui su Final Fantasy Remake? Bellissimo. Poi fa così. Sembrava che stesse per farlo. Secondo me loro due potrebbero essere tipo bro. Nice catch.
posizione perfetta. Sì, assolutamente. Loro due ce li vedo troppo, tipo come che escono. Un universo alternativo. Non mi fanno vedere quello che è successo per arrivare là, sono sicuro. Previously. Uri prima addirittura. Ah sì, giustamente da qua riprendiamo. Posso dire che palle? No, io invece no, perché ci sono delle parti che volevo vedere, ma non potevo vederle perché mi manca la cosa. Io sono contento che finalmente almeno me lo sono perso. E volevo vedere. Ah, vi voglio dire una cosa. Sono sicuro, siccome Gilgamesh come materia è a livello 1, io sono sicuro, ne sono sicuro, change my mind, che nel prossimo titolo, come in questi titoli qua, dovremmo riaffrontare delle prove per prendere le cose, e in alcune dovremmo ricontattare Gilgamesh, perché secondo me per potenziarlo poi a livello 4. Quanto ci scommettete? Io sono sicuro di una cosa del genere. Poi può essere pure che mi sbaglio, eh. Vediamo un po'. Possiamo riassorbire queste cose qui? No, non possiamo riassorbirle. Non ci sono altre cose? Altre fonti di energia mago? Di energia di Lifestream? No? Bene. Allora ritorniamo, non sono ritornati i mostri. Quindi semplicemente proseguiamo sotto e vediamo che ci sono due parti dove volevo andare. Perché vanno a ricostruire, a fine di ricostruire il tempio. Sono queste due che non ho potuto riempire per questioni di... Ma manca il live stream. E mo? Da qua. Mo tocca capire però se riusciamo a ritrovare delle fonti, e devono essere delle fonti extra. Allora, facciamo una cosa seria. Visto che... Poi comunque queste parti ti servono per livellare determinate cose, tipo... Samo... Ecco. Siamo per livellare alcune materie, per esempio. O abbiamo trovato l'arma finale di Eris. E sicuramente troveremo l'arma finale di Red, perché secondo me quella di Yuffie già l'abbiamo trovata come arma finale. Ma mi serve troppo live stream però, per poter accedere a quelle parti. Ah sì. Mi serve troppo live stream. Mi serve. Ma questo che ce lo siamo mica dimenticati. No, non penso. Beh, sa che non basta. Madonna, che brutto. Sì. Intanto che loro muoiono, noi assorbiamo il live stream. Che qua ci serve roba, raga. Allora, compriamo. Sì, siamo. Comunque si vede che siamo verso le battute finali. Ci stanno
dando un botto de ultime cose. Vediamo un po'. Nessuno di loro può fare, può ancora imparare niente. Chissà se basta il live stream. Non essere così disfattista, Fake. Cioè, alla fine, se un gioco ti diverte, non vedo il problema che ci sia. Certo, vorrei più che altro rosicherei se tipo mi dicessero che adesso mi esce fuori una cosa che è una cazzata. Non so, penso mi abbia un po' saturato il titolo. Un pochetto anche a me. Un pochetto anche a me. Ma tu lo sapevi che Aeris e Sephiroth all'inizio dovevano essere fratelli? E poi fu scartata l'idea. Poi venne l'idea che dovevano essere amanti. Ah, ma qua c'è stava altra live stream che poteva assorbire? Ma non lo dire. Ne dubito che basti. Dubito che basti, non bastano. Dai, questo rimo sarà so. De poco, erano però. Erano comunque idee interessanti. Banale. Secondo me banale, molto banale. Anche è un trope abbastanza utilizzato, quello dei fratelli o anche quello del amante. No. Poi non ce lo vedrei per niente Sephiroth innamorato di Aeris. No. Sephiroth è concentrato su quella che è la sua missione. Cioè ha più senso i fratelli. Ma a livello di coso, no, di amanti, no. Cioè Sephiroth è concentrato sulla sua missione. Il gemello cattivo. Cioè a sto punto per me ha più senso il gemello cattivo, capito? Che sarà mai questa? Distruttiva. Qual è? Ah, ok. Antibarriera dissipazio. Che poi non è neanche male antibarriera o dissipazio, eh. Però adesso devo livellare le materie. A proposito. Non sale mai sta cazzo di cosa. Adesso una me la faranno fare, cazzo. Solo che non bastano il live stream. Se poi non posso riprenderlo, com'è possibile? Scusami, mo devo rileggermi il tutorial. Perché rileggi. L'architettura originale. Va bene. Ma qua mi diceva che potevo trasportare una cosa da un'anfora all'altra. Perché mi dicono le cazzate? Questo ci vola molto di meno. Ha molto meno roba. Vediamo un po'. Molto meno live stream. Perché se capito, se qua ci sono le cose, le, come si chiamano, le l'arma finale per Red. Cazzo è un Aliman il Tanap. Il Tanap. Tana top. Allora, abilità. Scarica di plasma. È un Digimon. Ah! Ha fatto stop, sto zoccolo. Ah,
Ha fatto 4K però. Ah, immune alla magia? Va bene. Allora io vuol dire. Ah no, è immune ai danni fisici? Va bene, allora ti faccio fuori con la magia. Guarda, manco faccio fulgora. Ah, il potere dello shinobi. Shinobi no Chikara. Ok, vediamo un po'. Che può essere che troviamo l'arma speciale di qualcun altro, eh? Ah, infatti queste cose sono fatte per Shinobi. Oh, hai visto invece il trailer di... Il trailer comunque si vedeva un pochettino di gameplay. Non proprio, non molto. C'è una materia di Assassin's Creed Shadows. Bellissimo. A me è piaciuto, personalmente. Per l'ambientazione. Mi è piaciuto. Queste le dobbiamo prendere tutte perché sennò non ci basta. Shinobiru. Sì, interessante. Ma è praticamente Ghost of Tsushima lululul. O Ghost of Tsushima magari Assassin's Creed. Cioè, se ci pensi... Ghost of Tsushima comunque ha ripreso molto lo stile di Assassin's... Mamma, che botte che... Che botte che dà Red. Niente. Ha ripreso moltissimo da Assassin's Creed. Quindi tecnicamente è il contrario. Pure loro non sono una coppia che non un gruppo che sono. È fatto da gente cui piace il suo lavoro e quello che crea no. Ah, giustamente. Quella è questione. Questo è vero. Però io penso che. Sai una cosa? Io penso che oggettivamente anche. Anche a quelli di Ubisoft piaccia quello che fanno. Il problema non è non è quello che lo fa. Ma è chi sta al dirige. Capito? Chi dirige è il problema. Incendiaria e... Questa abbiamo messo che incendiaria. Dobbiamo rimettere la... Aerogalvanica. Dove cazzo sta? Benefico statico. E ci sarà mai qua? Andiamo a vedere. Materia trincerante a livello massimo? Yuffi, tu la trincerante a che livello ce l'hai? A livello massimo. Chi è che c'ha la trincerante che ancora deve livellare? A livello massimo. E potrei metterla... punto che la metta bar. No, potremmo metterla, no, Eris no bar. Però... ah, perché pure Red ce l'ha già a livello massimo, quindi ne valsa la pena arrivare fin qui? Assolutamente sì. Adesso possiamo aprire l'ultima lanterna, perché sapere di aver lasciato indietro delle lanterne mi triggerava. E... ah, secondo me è pure a Ubisoft. Però il problema è sempre chi sta sopra. Che e le decisioni che prendono da sopra. Ricordatevi, ragazzi. Perché alla fine quelli che sviluppano. Se uno gli dice fate così, devono far così. Certo, ci sono delle idee comuni. Però... Gira, riempiti! Ok, l'ultima parte. Almeno che non lo vogliamo ricostruire sto tempio degli... sto tempio dei Cetra. Lo dovevamo recensì.
Ora recensimolo per bene. Non si sa mai che cosa possiamo trovare. Ma che cazzo c'è? Va bene, va bene. Allora facciamo Aerora a te. Poi andiamo di Yuffie. Facciamo pure sdoppiamento. Come turba TB. Asci tua. Ora te faccio vedere io che cazzo faccio a voi. Tipo il CEO di Warner che dopo il successo degli Arkham, il successo di Hogwarts Legacy se ne è uscito con da oggi ci concentreremo di più su mobile e live service o cercando sempre le persone giuste in capo . Esattamente. Ma non solo si concentreranno più in live service, vogliono che il prossimo Hogwarts Legacy sia un live service. Quale materia si è evoluta? Meditativa si è evoluta. Vogliono che il prossimo Hogwarts Legacy sia un live service. E ho pensato lì per lì, ma sono del mestiere questi? È un po' macchinosa questa cosa che devi tenere premuto. Avrebbero dovuto prendere semplicemente... renderlo più veloce. Ecco, questa è una piccola critica che posso fare a questa parte. È un po' rompipalle perché devi tenere premuto per ricaricare. Ruscio sacro, perfetto. Stiamo ottenendo i rusci sacri che ci permettono di fare le trasmutandazioni. Io aspetto come la seconda venuta della Madonna il prossimo gioco di Larian. Io non dico che non li devono fare, perché se ingrana è un guadagno continuo ma anche meno è. Non puoi gettare in faccia al pubblico mille live service sperando che uno funzioni. Stai solo saturando il mercato e parlando di leggi economiche non ha senso. Esattamente. Cioè non tutti possono essere come il Divers 2. Panda de Cetra. Mi serve un cazzo perché tanto non posso usare le materie, quindi. Bellissimo. Però anche meno, cioè abbiamo fatto un viaggio inutile qua. Non dall'altra parte, ma questo è stato un viaggio inutile. Adesso però abbiamo ricostruito casetta nostra. Ma anche Destiny, ma il punto è che se saturi il mercato, cioè che la tua offerta supera la domanda, non ha senso a livello economico. Assolutamente sì. Però semplicemente loro vogliono spendere soldi. Vogliono spendere soldi, ma il problema è che non hanno idea del fatto che dalla parte del manico il coltello ce l'hanno che gli utenti hanno il coltello dalla parte del manico. E se gli utenti si incazzano, l'hanno fatto piuttosto ben capire con Helldivers 2 a Sony. Ma a me la cosa che mi ha più divertito, sai qual è stata, Fake? Sinceramente, l'idea del vice CEO di PlayStation che ha detto: per portare la gente di PC a comprare PlayStation, noi faremo uscire i giochi per PC un anno dopo, così loro saranno spinti a comprare PlayStation per poter giocare i giochi single player al day one. Io non so da dove iniziare, che è una grandissima cazzata. Questo è uno a cui va detto: ma è del mestiere questo. Madonna, ho fatto reparo, gigante. Invece durante la Summer Game Fest mi è piaciuto molto l'intervento di Blumhouse e Outzeslot, che sono due case fatte apposta, soprattutto la seconda, per aiutare e fare da mecenati ai piccoli sviluppatori indipendenti o singoli sviluppatori che vogliono distribuire un gioco. Ah, su quello assolutamente. Su quello assolutamente d'accordo.
Ci siamo. Brisingamen. Vediamo un po'. Con Red ancora devo prendere questa del collare d'oro, ma ce la possiamo pure sbattere al cazzo, perché la squadra in base al consumo completo, ma questo sì, non è male. Ma il Brisingamen Requiem posto. Sfera attacco di potenza inversamente proporzionale ai PV rimanenti. Che potrebbe essere pure interessante, ma alla certa. Però Brisingamen no, perché che io ho tolto mo? Ti prego, dimmi che io ho tolto la trincerante. No. Mo che io ho tolto? Boh. A propizia, mettiamo un po' di bucio di culo, ci serve. Che poi la Blue Mouse è una casa di produzione hollywoodiana, e invece Outslot è aperto dai creatori di Amogias, che hanno detto che sanno cosa passano i sviluppatori in erba o i piccoli studi, e visto che sono riusciti a fare i soldi veri, vogliono aiutare con quei soldi le persone che sono come loro all'epoca. Questa è una cosa bellissima. Questa è una cosa molto bella. Veramente. Guardate come ce li togliamo delle palle tutti quanti. Sì, assolutamente. Infatti mi sono segnato il nome, non si sa mai. Giustamente. Vabbè, scusami. Signor Calabrone. Bellissima la versione di Yuffie. Oh, possiamo andare? No? Come? Ah, ecco. Allora, di qua ce n'è uno. Ce n'è uno. Alto rischio di strozzamento di guance. Veramente? Di strozzamento? Ok, qua siamo sopra. Perfetto. Strizzamento maledetto correttore. Allora, sdoppiamento. Ah. Ok, riscatto vorticante. Sì, ma anche meno, Yuffie. Ma anche meno, veramente. Boom. Allora, dice, perché stai facendo questo? Probabilmente non mi serviranno più le anfore. Sto facendo questo perché mi dà i bonus se c'ho la barra piena. Armilla de cetra. Ok, questo potrebbe essere interessante. Quando si incazza la tenerona si fa sul serio. E infatti, questa è molto meglio. E ha una materia in più. E come materia in più, li mettiamo. Arcana? Gli mettiamo un'altra arcana? Non so se si. Se si. Sì. Mentale. Mentale. Ecco, questo sarebbe il momento giusto di mettere la mentale. Arcane. Ergatto. Arcana va bene perché li. Adesso curiamo di più con energia. Adesso si faccio così. Dovrei tecnicamente curare di più. E ci sta con Eris. Adesso andiamo a battere lo stronzo nella. Poi devo abbattere quello dall'altra parte.
Madonna, questo è proprio per allungare il brodo. Però ci sta, dai. Che il tempio di Cetra non era proprio piccolissimo. Dai, riempiamola sta barra di rivalsa. No, se è barra di rivalsa sta barra. Ah, sono due. Che cosa saranno deboli? Ah, hanno reflex addosso? Ok. Attacchi magici elementali. Non assorbirli. Attacchi magici elementali non assorbibili con intrisione. Ok. Lo trovo insopportabile. Non è che hai giocato 10 o 15 ore, ma più di 100. E che c'è veramente bisogno di allungare il brodo? Effettivamente. Che devo fare un attimo una cosa. A posto di quella, li metto. Mi fa troppo ridere la voce. Sì, pure a me. Pure a me, troppo, veramente. Qua mi sa che li devo mettere la distruttiva max. Antibarriera dissipazio, perché adesso tecnicamente con dissipazio dovremmo dissipaziarli il reflex, che se no non li colpiamo mai. Magie innanzitutto facciamoci spring. Esatto. Oh! Lasci tua. Magie. Allora, antibarriera. Niente, oggi non fa una cosa dritta il correttore del mio telefono. Oh! Funziona. Ma adesso voglio vedere come fai, come ti rifletti quello. Allora, adesso facciamo una bella, li possiamo fare, bella cosa forte. Un cazzo, perché abbiamo potenziato quella sbagliata, però vabbè. Ok, vulnerabile. Brutta stronzo, mi hai fatto. Ti sei ricastato reflex. Ti hai ricastato reflex lo stronzo. Allora, poi vi faccio innanzitutto come si chiama? Dissipazio. Dove cazzo sta? Antibarriera. No, antibarriera. Oh, facciamo una bella fulgora dritta sulla faccia. Boom. Lo sapete che ogni volta che leggo, la prima volta che leggo platitite, mi viene sempre da leggere platinet? Pezzo di platinet. Ok. Esatto. Bellissimo pezzo di platinet. Super etere, super etere. Dai, salta, cazzo. Salutiamo platinet che ci sta seguendo. Che è nostra follower da una vita. Allora, guarda la roba che ci sta qua, oh.
diciamo ruscio sacro. Quello sicuramente lo posso prendere dopo. Ok. O qua abbiamo un poletto del culo. Perché? Allora, innanzitutto tu Yuffi fai una cosa intelligente. Fai infuso rapido a Eris, che è l'unica cosa che ci interessa. Magie. Tu fai, puoi fare Aerora. Professor Buchetto per Poppo. Basta, che cazzo sto occhi de, occhi de gatto. Ah, il Thanatoptero. Allora, adesso facciamo dissipazio. Anzi, no, neanche dissipazio. Che li facciamo antibarriera. Adesso lasciamo una bella magia di fulgora. Morta. Adesso dimensione di rivalsa. Cacci tua. È immune? Va bene. Allora li facciamo una bella fulgora. Qui è vulnerabile. Puoi morire ammazzato, grazie. Ora va meglio. Puoi usare di nuovo le anfore della vita. Yay! Buongiorno Sheka. Ciao Manu. Come state? Come stai, bello mio? Siamo bene, stiamo già bene, siamo il nuovo Doom. Già immaginavo. Allora, vediamo un po' quanto gli manca. L'abbiamo quasi fatto? Io sono contento che il 95% dei giochi che hanno mostrato ieri usciranno sul Game Pass, quindi non ci abbiamo da prenotare nulla. Che figata che gli ha fatto! Che figata gli ha fatto! Allora, immagino che... Sì, forse è meglio recuperare e sedersi. Escono tutti su Game Pass. Ma io non lo voglio. E ora te lo becchi comunque. Esattamente. È molto figa come sta cosa. Il fatto che ci sono tanti titoli che mi sono piaciuti. Tanti titoli che mi sono piaciuti ieri. Non uno o due, ma proprio tanti. E il sapere che escono su Game Pass. Ma poi Fable, raga, ma avete visto Fable? Avete visto che roba? Oh, ho capito. Vai, Uffi. Microsoft sta cosa. Non lo so. Però ho l'impressione che secondo me ci sarà. Quindi me la prendo nel culo. Guarda, ho l'impressione che comunque ci sarà un aumento dei prezzi del Game Pass. Ma ci sta, eh? Ci sta, sarebbe tutto un aumento dei prezzi. Ah no, qua siamo stiamo tornando lì. Ci starebbe tutto. E me va bene così. Ma Manu, una curiosità. Tu non lo puoi proprio prendere o non lo vuoi prendere il Game Pass? Anche per provare. Allora, secondo me la benedizione che noi stiamo ottenendo qui ci servirà contro un boss che dovremo affrontare dopo. E forse non è meglio da PC, quindi il Game Pass per me sarebbe inutile. Ah, giustamente. E hai pensato magari di prenderti una serie S? No, in generale dicono, mica tanto Microsoft non mi paga, ragazzi, per questo. Troppe console. Lo so, è tanta roba però.
Io sinceramente la Play, per quello che fa adesso, è veramente troppo limitata. Veramente troppo limitata. E poi avendo acquistato il VR adesso su PC, ho bisogno del PC, quindi mi basta e avanza la Play 5. Ci sta. Che cazzo devo andare? Dove cazzo devo andare? Qua sotto? Questo sembra un labirinto in stile Zelda. Abbastanza. Ma c'ha questa cosa del labirinto, eh? Perché questa cosa è qua. Oppure quelle di Cloud che cambiava la gravità e ci faceva trovare praticamente a testa sotto. Non è niente male. Viva! Ah, ok. Elena, ti piace Jazz? Io se fossi stato antico ho detto guarda, veramente che la della promessa non è qui. è vero comunque. Maigo? Atama kazu nara kocchi ga oi. Ara, gozonji nai? Shunin to watashi ga saikyou kombi da tte koto. Kodaishi wa korosu na. Douryak shimasu. È figo pure il sangue, che gli dici a sta gente? Eoris, otonesco. Sì, ma Zhang, per favore. Magie, vai di sprint. Ma è quella posizione molto Sailor Moon? Allora, voglio vedere un attimo analisi su Zhang, che non me lo ricordo lui. Allora, al ghiaccio. Poi un abito e quelle scarpe sono la cosa peggiore da indossare per intraprendere un combattimento. Esatto. Eris, puoi volenti fare una bella criora su Zhang. Poi tu Yuffie fai una bella bello sdoppiamento e possiamo concentrarci un attimo su Elena. Ah, ma noi possiamo fare comunque riscatto. Abilità sinergiche, sincronizzazione. Ah, non abbiamo. Scarica di plasma. Cioè, la spacchiamo con scarica di plasma. Tu, Aeris, puoi fare una bella fulgora proprio su Elena. Irina. Comunque quel shu è bellissimo. Vero? Vero? Ti lo giuro, la adoro. Minchia. Come che non avete fatto una bella Allora, tu puoi fare anche ninjutsu folgorante, in modo tale che io lo possa fare. Ma che belli! Boom! Abilità, riscatto. Su Eris fai una bella fulgora su Elena. Magie, tu fai una bella criora su Elena. No.
Magie, Criora. Vai. Seduto. Ah, ci siamo rincontrate. Ah, ecco com'è successo. Ma è figa sta cosa. Ma Barret è caduto come un sacco di patate. Come quello che è, insomma. No, Cloud. No. No. L'impulso di ucciderlo, di uccidere. No. No, Cloud, non lo fare. Salva. No. No. Ma come fa? Ma come fa Tifa a non cadere in avanti? Ah, non lo so. E infatti adesso stava cadendo in avanti e ha afferrato Cloud. Questa parte mi fa pensare un po' a Indiana Jones. Loro nel tempio. Arrivano i cattivi. No, non mi tocca Elena, veramente che mi incazzo. È l'unico villain che amo. No, vabbè, no, amo anche Rud, un altro discorso. Scarlet, vabbè, un altro discorso. La squadra non è più illuminata. Ok, perfetto, siamo di nuovo con la nostra squadra. Anche se mi è piaciuto il combattimento con gli altri, però voglio la mia squadra. Insieme siamo una squadra fortissima. Possiamo fare però trasmutandare, mi sa. Ruscio sacro. Qualche ruscio sacro forse. Scusa, che cosa mi serve per fare l'extra pozione? Origano, salvia, rivelazione del pianeta. L'ho detto perché, non so se lo sai, ma Vincent originariamente faceva parte dei Tarks prima che Hojo lo trasformasse se in un mostro. Sbaglio, me lo ricordo. Me lo ricordavo, però non... Ok, ora serve salvia origano e ruscio sacro. Quando cazzo compro... sacro! Vabbè, forse la troverò in giro. Vabbè, teniamocela sta roba. Qua no... Sì, ci abbiamo bisogno. Però gliel'ha detto tipo da scherno, un po' molto scherno. Perché hanno perso. Non puoi capire quanto mi sono cagato in mano di aver visto, dopo aver visto Cloud che stava per uccidere Elena. Perché Elena ci cioè mi piace come personaggio sia lei che Rude. Anche Zhang, solo Reno mi sta sul cazzo, perché è tipo molto caotico. Non mi piace Reno. Sta sulle palle. Che sarà mai? Andiamo a vedere. Ancora avanti. Tipo, non finisce più. La sala della ricomparsa. Ricomparsa di chi? Che bello però qua dentro, eh. Beh, tecnicamente non è stato facile entrare.
Sto gioco, esatto, è come i rotoloni, regina, non finiscono mai. セフィロス。悲しむことはない。ただ星に帰るだけだ。 Criticamente. Mata. Aer. Lui si può manifestare in queste, in questi cosi. Quindi. No. Che cazzo gli ha sparato? Ah, gli ha sparato Zhang. Dai, cazzo, curalo. Fa energia. Mi piacciono un sacco i Turks. Pure Zhang mi piaceva, ho detto. No. きっと違う。そうか。違うか。すぐ信じるね。時々優しかったよね。 この台座が鍵だ。古代史でなければ反応しない。動かないで。社に報告だ。Quanto mi dispiace, raga, se dovesse morire. Eris. Cioè, alla fine i Turks non sono nemici, sono solo dalla parte sbagliata della storia. Sì, questo è vero. Però anche Elena Rudd, se ci pensi, al di là di Aerys, la mega materia. Yomeru ka?穏やかなる戦士たちよ。今一度己を見つめよ。刻みし轍は赤く染まり、そなたの糧とならん。夢夢、怒りを忘れる。 Sì, perché la materia meteorica ce l'abbiamo già avuta. Oh oh, che cosa vuol dire? Asoko ni haire tte koto ka? Hitori zutsu shiren o ukeru no. Cloudo wa ikanakute ii mitai. O, zurui! Ore wa koko de matsu. Isoide kure. Iku shika nei nara sassa to iku ze. Perché ne è esonerato? Ho una brutta sensazione per Cloud. Che stai, mio compagno? Che se viene vicino a me? Tifa. Tifa, eh? Perché lui ha Genova al suo interno. Vero, vero, vero. Vero, buona... Che lui è un vero genovese. La prova. Non penso che le dovremmo fare tutte. Penso che ognuno... Corette. Cazzo è? Non serviva mettere questo
tasto prolungato. Almeno io la vedo in quest'ottica, ma potrebbe anche essere perché ha una connessione con Sephiroth. Potrebbe essere anche quello, che poi in realtà vuol dire anche la stessa cosa che aggiunò là dentro. Prova di Red. Cazzo che mi... Non è possibile che siano qua... No, deve essere un'allucinazione. Non è possibile che siano qua dentro. Che forse questa parte potrebbe darci le risposte che cercavamo? Allora, diceva di guardare dentro se stessi. Potrebbe essere molto importante questa parte. Aia, cazzo. Ma ti pare? Rende tutti più inutilmente complesso. Non è detto. Vediamo. In realtà, secondo me è molto significativo vedere quello che... Questi sono dei ricordi di Red. Vedere quello che ha passato. Ecco, qui forse è un po' inutilmente lento, però. Iha! Acidua. No, oh, visto culo, Red. Attacca. Mi sembra raro con il mantello rosso. Red XIII. In tutto questo non pensate che Ojo meriti di morire molto di più di Sephiroth? Quel lago è enorme. Sephiroth almeno lo fa con uno scopo. Lui perché è un pezzo di merda. Cioè il più grande pezzo di merda della storia dei pezzi di merda. La prova di Tifa. Secondo me rivedrà suo padre. Lo sapevo. Ci troviamo di nuovo a Minibel. Questo è quando, secondo me, questo è il ricordo di quando ritrova suo padre. Che meraviglia. Il Tifa Team è uno dei più belli di tutti. Che meraviglia. No, sinceramente mi sta piacendo questa parte, perché secondo me vedremo delle cose molto importanti. Che noi adesso stiamo analizzando, tipo devono superare una prova, devono guardare dentro se stessi. E io quando si parla di approfondimento dei personaggi, ragazzi, sapete che...
I'm the number one. Questa è la notte della distruzione di Nibel. Con la musica di Sephiroth, tra l'altro. Oddio, non è quella, non è il Sephiroth Team. Ve l'ho detto che era quando ritrovava il padre. Però, cioè, ti fa. Tu sei una donna intelligente, no? Sai che questo è il passato. Forse. Eccolo qua. E qua dovremmo essere colpiti da Sephiroth, in teoria. O era successo prima, non me lo ricordo. Che bella l'arma di Tifa. I guanti sono bellissimi. Yurusanai. Io odio Sephiroth. Soldier. Makoro. Shinda. Zenbu. Zenbu daikirai! Yuffie. Interessante. Io di Yuffie non so proprio cosa aspettarmi. Probabilmente tipo gli metteranno una materia davanti che non può raggiungere. Lei mi sembra l'unica che sta un attimo con la coscienza un po' più attiva. Può essere, sì. Guarda quanto è carina pure quando scende. Sembra una scimmietta. Dove cazzo devo andare? Ah, forse devo salire. Guarda quanto sale carina. Cazzo so sì. Anzi, a casa tua, controlla. Ah, Sonon, infatti. Cuteness overload. Esatto. Sonon, infatti. Era il tizio che è morto. Grazie, Sonon. Senpai, yari nokoshita koto nai ga? Mou atomodori wa dekinai zo. Poverina, quanto ha sofferto per la morte di Sonon. Dai, arrampica dei Yuffie. Devi vivere, devi combattere. Questa è una cosa che mi rende ancora più felice vedere questa parte, perché approfondisce sempre di più Yuffie, che era, come vi ho detto, un personaggio che doveva essere tagliato nell'originale. Ed è meravigliosa, secondo me, che lo approfondiscano. Sentirla viva. Parte dell'avventura. Ragazzi, Yuffie, se non... E salta.
Secondo me, secondo voi che cosa fa vedere, ragazzi? Fanno queste prove, fanno vedere il loro odio, la loro, oppure la loro paura più profonda? Senpai. O rivivere dei traumi passati, ma qual è lo scopo di rivivere questi traumi? Eccola, sì, questa è la morte di Sonon. I traumi. I traumi. Ma con lo scopo di fare cosa? Di superarli? Beh, quello vabbè, era scontato. Ah, è. Molto probabilmente sì. Mamma mia, prendimi e lascia stare Yuffie. Le animazioni sono strepitose. Cioè, hai fatto caso di quanto sembrava realistico il suo, la sua paura, la sua tristezza, il suo rimorso nei suoi occhi, nelle animazioni facciali? È incredibile. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro a livello di animazione, eh? Barrett. Sicuramente sarà l'amico di Barrett. Esatto. Infatti non abbiamo il fucile. Barrett, finalmente puoi usare la mano destra. Sì. Sì, ma camminate però, correte. Corre. Oh, Barretto, caeta no ga. Barretto, otsukare sama. Makoro ga aru kurashi tte no wa ii mon da ne. Barretto, otsukare sama. Anta no. Otsukare sama. Non va tradotto proprio come bravo, cioè come bravo, cioè. Ma è la moglie? La moglie di Barrett? Hello, ti piace il jazz? Bellissima. Miro! Ikinari nani? Ora, tsukareta desho? Well, well. Bellissima lei. Mi sa che lei era morta nell'esplosione del reattore? O nel reattore, non mi ricordo. Mino. 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 Questa mi sa che è la devastazione che è successo dopo l'esplosione del reattore di Corel. Mina! Cazzo devo andare? Ah, ok. Già. Quindi tutti stanno vedendo le persone che sono morte. Quindi probabilmente Cloud avrebbe visto la madre.
molto probabilmente avrebbe visto la madre. Aeris sicuramente vedrà la madre morta. E poi che altro rimane? Red? Abbiamo visti tutti. Giustamente ce l'hanno lasciata per ultima. Hashimoto ni Gochuiku Dasai. Scusate. Vuol dire letteralmente fate attenzione ai piedi. Cioè che si dice quando il treno, è una cosa che dicono sul treno i giapponesi. Hello madre di Aeris. Ora capisco da che ha preso la figlia. Cosa? Non me la ricordavo così buona. Cammina di intorno. Però sai una cosa? Una cosa di cui non mi ricordo, sinceramente. Com'è possibile che siano sopravvissuti dei Cetra? Nel senso, cioè, lei se è in parte Cetra, vuol dire che comunque un gruppo di Cetra sono sopravvissuti. Ma come? Ma chi? E come? Non me lo ricordo questa cosa. Non me la ricordo questa cosa. Sapete? Devo andarmi a riguardare un po' di informazioni. Daijoubu, Koko-san. Gomen ne. Bouken tochū nano ni. Che qua quando incontra la madre adottiva. Koko-san, mattete ne. Oisha-san yonde kuru. Oggi proprio, regà, vanno alla grande USB, eh? Vanno a bomba proprio. Questa è la terza volta che mi succede oggi, La prima volta che mi succede così tante volte. Di solito una volta sola. Deve essere stato una vita di merda, porelle. Pensa ad aver vissuto con la madre tutti quegli esperimenti. Poi vederla morire così perché cerca di salvarla. Esattamente dove cazzo devo andare? Chiedi aiuto. Tascate cosa?
Scusa, ma c'è una bambina che ti sta chiedendo aiuto? Tacci tua! Cazzo te ridi! Tanto mori! Mamma mia, dove la sta sotto la piattaforma 7 quando crolla? Scusate. Guarda quanto è carino! La pucciosità è pucciosissima! Ah, Elmira. Eccola. Ah, giustamente, questa non mi ricordo se è lo stesso settore, sono settori diversi. Questo è il settore 7, mentre lei abita nel 5, nel 6, no? 6, 5. Grazie mille! Besto friend! Oh, grazie mille, ragazzi, grazie mille per il raid! Ciao, bellissimo! Aspetta, ti faccio questo. Che stavate facendo di bello? Su Dredge, Dredge è bellissimo, bellissimo. Tra l'altro, se non sbaglio, è anche arrivato quello sul Game Pass, vorrei dire una cazzata. Noi invece stiamo proseguendo ancora con Final Fantasy perché non sembra non finire mai. Però queste siamo verso le parti finali. Ora stiamo vivendo delle prove e stiamo rivivendo il passato, una parte del passato di Aeris. La storia si sta facendo sempre più profonda. E attraverso queste prove buon pranzo, caro. Grazie mille per il raid e grazie mille a tutti i ragazzi che a tutti i raidanti che decideranno anche di rimanere e vedere come va a finire questa storia per ora, fin tanto che ancora ci sarà, saremo in live. Queste prove praticamente li fanno rivivere i loro traumi più grandi ed è incredibile. Per ora quello che mi ha fatto più male, oltre a quello di Tifa, è stata quella di Yuffie. Lei questa mi sta facendo male perché è una bambina, però l'urlo che ha fatto Yuffie è stato veramente straziante. Scusi, signore? Signore? Mi dà una mano? Signore, c'è mia madre che sta morendo? No, Guarda, insensibili a Midgard. Eccola qua, Ifalna, purtroppo, rest in peace. Ah no, ancora viva? Ho provato, ma non c'è nessun dottore. Vabbè, giustamente, loro sono Cetra. Quindi, per loro morire non... La materia. Per loro morire non vuol dire nulla. Perché comunque rientra nel live stream. E loro lo possono sentire, quindi poi di mamma, sì? E ti esce fuori dal live stream. Anta, taijoubu kai? Kono ko Aeris o anzen na tokoro e. Posso dire che ho avuto i brividi in questo momento? E mi ha commosso. Perché queste parti si stanno facendo... Questa parte qui in particolare ci ha fatto vedere uno spezzone. A differenza delle altre che erano vere e proprie prove. Molto oniriche. Questo ci hanno fatto vedere uno spezzone di quello che è successo quando Elmira ha trovato Aeris. Cosa che noi non avevamo visto finora. E probabilmente nell'originale non c'era. No, probabilmente non c'era nell'originale. Ed è bello che ci abbiano fatto vedere questa cosa. Ne sono molto contento. Perché hanno approfondito un tassello che mancava per legare tutta la storia. Oi, Itazo, cozzera! Da quando sono fuggite a quando sono state prese
da quando lei, la madre di Eris è morta, Fanna è morta, è stata presa da Elmira e lei ha iniziato a vivere con Elmira. Questa parte c'ha una regia pazzesca, secondo me. Anche questa scena qui del lei sotto il raggio di luce, bellissimo. Questa parte mi è piaciuta, non è stata assolutamente superficiale. Cosa? È una parte molto 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 narrativa. Cioè, lo scopo di questo era la narrazione, non era gameplay. E ci sta, perché qua abbiamo vissuto gameplay fino a mo. Un attimo di narrazione ci stava. E Cloud non è entrato. E effettivamente tutte mi hanno fatto venire i brividi, perché se ripenso pure a quella di Barrett, sì, però quella di Nanaki, essere preso, rivivere gli esperimenti che gli ha fatto. La morte del corpo si sollama, non significa che lo spirito si sollama. Esatto. Quindi una sorta di reincarnazione. Inocchi wa shinde mo kienai. Sonna no. Atama de wakatte mo. O wakare wa kanashii yo ne. Dakara. Questo è un insegnamento molto profondo, in realtà. Shinikaeru dake nante. Sonna fu ni iwanai de. Io vi devo lasciare. Fino a che ora sei in live? Tra una decina di minuti dovrei spegnere. Bello mio. Tu fammi sapere poi per stasera se ci sei. Non ci sei, se non ci sei non ti preoccupare. L'importante è fare la visita medica. Fammi sapere almeno come è andata la visita medica. Sì, certo, ti faccio sapere. Meno male pensavo di perdermi il finale. No, 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 mi fermo qua anche perché abbiamo fatto tanto oggi. Questa parte è stata molto profonda, secondo me. Cioè, gli sta dicendo che nonostante loro abbiano visto tutti, tante persone, tutti loro hanno visto qualcuno morire, qualcuno... Esatto. E mo lei arriva a Sephiroth dall'alto così. Rido troppo. Scusa. Mi sta dicendo che comunque è parte della vita. Oh oh. Ciao Fake, alla prossima. Ciao, domani. Non mi piace il cambiamento che sta facendo Cloud. Me lo voglio levare dal party. Me lo voglio levare dal party. Cioè, nonostante tutta la cosa che ci ha detto Aeris, la reazione di Cloud è stata... è finito. Perché Aeris... scusate, secondo me Cloud adesso gli sta venendo influenzato da... da Sephiroth. E... secondo me, piano piano... i nodi stanno venendo al pettine. La cosa che mi ha colpito di più è stato questo pezzo in generale, perché mi ha fatto sentire non solo vivere i traumi che hanno vissuto, perché noi effettivamente non avevamo mai visto quello che era successo. Ah, ecco, quello che era successo anche a Red, per esempio, è la prima volta che l'abbiamo visto. Non abbiamo mai visto quello, non abbiamo visto quello che era successo a Barrett. A Yuffie è stato molto onirica la cosa. È stato molto più onirica rispetto a, agli altri. Perché lei era un ricordo
della morte del suo amico, del suo Kohai, visto che lui la chiamava Senpai nel DLC. E l'urlo straziante alla fine mi ha colpito tanto. Però molti pezzi, tipo quella di Barrett, di Tifa. Ma Tifa alla fine è stato molto veloce come cosa, quindi molto noi sapevamo, abbiamo visto e rivisto, viene più volte accennato di cosa succede di quando lei trova il padre. Ma appunto Barrett, Aeris e Red non li avevamo mai visti, mai approfonditi. Ed è stato molto importante perché questo gruppo e il lavoro che hanno fatto sull'approfondimento dei personaggi è veramente fenomenale su questo titolo. Personalmente, almeno per mio gusto personale. Perché piano piano i due titoli stanno ricostruendo tutta la storia da quello che è stato in passato fino al loro presente. Non so se ci avete fatto caso a questa cosa. Questa parte qui è stata un po' come un momento di chiusura. È come se adesso il gioco fosse arrivato a un punto ed avesse aperto un nuovo paragrafo. E il punto è l'accettazione dei traumi, l'accettazione della morte. Più che altro, non è il trauma in sé. Il trauma è la conseguenza dell'evento che loro è capitato. L'evento che è capitato a loro è la morte di una persona cara. Tranne a Red, che era gli esperimenti. Quindi l'accettazione della morte, come diceva Aeris, la morte è parte della vita. E non è solo ritornano al live stream, ma è il live stream che è connesso a tutto e che la Shinra sta distruggendo con la Mako, utilizzando la Mako, e che Sephiroth vuole distruggere il pianeta. E la cosa incredibile di tutto questo è che riesci a empatizzare così tanto con i personaggi che io non mi aspettavo di riuscire, cioè di arrivare a certi momenti di empatia così profonda. Perché questo gioco mi ha regalato, siamo ancora lontani dalla fine del tredicesimo capitolo, penso, sì, siamo ancora al tredicesimo. Siamo ancora lontani alla fine del tredicesimo capitolo, che è il penultimo capitolo, poi ci sarà il capitolo finale. Ma questo gioco ci ha regalato una girandola di emozioni. Posso già iniziare a tirare le somme. È un po' troppo lungo. O meglio, alcune cose potevano potevano spiegare meglio la narrativa, potevano fare un pochino meno. No, i minigiochi ci stanno, raga. Cioè, è pieno dei minigiochi Final Fantasy 7 in generale. Ci stanno i minigiochi. I minigiochi mi hanno divertito tantissimo, tutti tranne alcuni. Minigiochi che sono stati divertenti, appunto, per esempio Regina Rossa, che era Regina Rossa, la parte anche di Gilgamesh. Incredibile, mi ha divertito tantissimo, poi con le loro sottotrame, perché erano delle sottotrame apposta, anche con quello là del falco, non mi ricordo come cavolo si chiama quell'altro minigioco. Comunque un po' delle fetch quest che secondo me potevano ridurre, cioè toglierne alcune, che certo alla fine servivano per acquisire livello squadra, simpatia con la squadra, ma il problema di fondo resta sempre quello, cioè potevi dare un po' più di simpatia con la squadra con alcune quest, fare uno scaglione e togliere le quest inutili. Però alla fine dei conti va bene così. E io non so cosa aspettarmi dal terzo capitolo. Su una cosa però me l'aspetto, che ci sono state delle interviste su cui parlavano
e dicevano che il terzo capitolo sarà per certi versi diverso rispetto agli altri due. Vogliono dare in un certo senso un po' più di libertà anche al sistema di combattimento. Io mi chiedo, già secondo me con Roberta hai fatto un sistema di combattimento spettacolare, perché ditemi quello che vi pare, io difenderò sempre il sistema di combattimento di questo titolo. È veramente fatto bene, raga. Secondo me questo è l'anello di congiunzione tra il passato a turni e il futuro action. Action. È il perfetto compromesso che i GDR e i JRPG che vogliono essere action ma strizzare gli occhi agli turni dovrebbero orientarsi per creare il loro sistema originale. Ovviamente non vi dico copiate da loro, però se dovete copiare potete farlo, perché nei videogiochi, raga, succede spesso. Fatelo, ma copiate bene. Quindi mi chiedo, com'è possibile renderlo ancora più libero, ancora più personalizzato? E poi, raga, cioè, è veramente un GDR questa cosa delle materie. Vedete, una cosa che io ho sempre amato di Final Fantasy VII rispetto agli altri è proprio la presenza delle materie, perché io non ho amato tanto per esempio la sferografia di Final Fantasy X o le junction di Final Fantasy VIII, cioè mi piacevano, però come sistema vero GDR penso che quello del 7 è perfetto, è il, secondo me, uno dei meglio riusciti, perché ti permette di potenziarti, ti permette di creare delle build al momento, nel senso dici guarda, questo nemico secondo me è debole a questo, però ho bisogno di queste cose, queste e quest'altro, va bene, lo faccio, mi cambio le materie, nuova build. Cioè non è che dici devi andare settare, devi rimettere le cose finché, no, tu puoi semplicemente decidere mi servono più PM, mi serve che questo personaggio abbia energia, mi serve che forse è meglio che tutti ci abbiamo sprint, quindi metto quella, faccio quello, quindi ti permette di creare delle build al momento per quello che ti serve. Anche se ormai penso che la mia build sia abbastanza stabile, che penso che siamo arrivati al punto tale da avere una build abbastanza stabile, a meno che non trovo... Grazie mille! Io mi ho preso un infarto! Mi è preso un infarto! Grazie mille, Crazy, per il raid! Grazie mille a tutti quanti! Tra l'altro stavamo per salutarci, perché stavo facendo un recap, non siamo ancora vicini alla fine, ma stavo facendo un recap generale di quello che penso del titolo. Benvenuti a tutti i Riders, benvenuti a Crazy Head. Resident Evil Village, ma first run oppure stai provando altre run? Dicevo, quindi mi chiedo cos'altro penseranno di fare nel 3, nella terza e ultima parte, se vorranno dare più libertà. Forse decideranno di fare un mondo ancora più aperto? Spero di no, perché questo già è aperto abbastanza. Ah, lo stai portando in live. Già giocato, lo stai portando. Bellissimo, bellissimo il lotto. Ah, per la prima volta? Bellissimo, bellissimo. Lotto è veramente tanta roba. Tra l'altro, piccolo fun fact, c'è un boss, perché non so dove tu sei, dove sei arrivato. Non so dove tu sia arrivato, quindi non dico il nome del boss. Dove praticamente la modella è una mia amica. Ah, ok. Ok, aspetto che passi la pubblicità così poi te lo dico. Io comunque conosco un botto di gente, ragazzi. Cioè, tra chi conosco che hanno lavorato a Final Fantasy VII Rebirth attivamente, che è un sviluppatore junior che ha lavorato al sistema di combattimento dei nemici. Un altro personaggio. Conosco un botto di persone che lavorano nell'ambito dei videogiochi. Porca troia. Che lavorano attivamente proprio in studi di sviluppo. E anche conosciuti. Cioè, Square Enix,
Chucklefish, quelli che hanno fatto, aiutato alla pubblicazione di Stardew Valley, cioè, che ha fatto Eastbound. Lui, tra l'altro, lei ha anche lavorato a RPG Maker. Sono veramente un botto di conoscenze. E quindi dicevo, c'è un boss che la cui modella è una mia amica. E mia amica dai tempi quando vivevo a Tokyo, vivevo in Giappone. Ed è meraviglioso questa cosa. Quando me l'ha detto, io non ci volevo credere. Però è vero. Sono rimasto proprio di cazzo. Ah, ok. Dicevo, pensavo che fossi già tornato. C'è un boss la cui modella è una mia amica. Non dico niente perché non so dove tu sia arrivato. Questo infatti quando lo scoprì, perché lei lo annunciò, non so dove sei arrivato, quindi non dico chi. Quando lei lo annunciò su Facebook pubblicamente, stavo lavorando a Moro e non mi ricordo. Sinceramente, ho giocato troppo tempo fa per ricordarmi a che punto è. Comunque, posso dirti che lei prova a dirmi i nomi dei boss. Prova a dirmi i nomi dei boss e ti dico se è lei. Terzo boss. No, allora mi sa che non ci sei arrivata. Arrivato. Praticamente io le scrissi in privato e ho detto le dissi ma quindi davvero tu sei quel boss? E lei disse sì, cazzo. Ho detto bene, adesso mi divertirò a farti il culo in live, perché poi ve l'ho portato in live questa cosa. Dovrei scrivere e vedere se magari una volta si può fare una live con lei mentre si affronta. No. Magari, perché avere come amico una delle tre sorelle non mi dispiacerebbe. Comunque, ragazzi, siamo purtroppo arrivati alla fine. Io quello che dovevo dire su Final Fantasy l'ho detto per ora. Ci mancano ancora. Siamo a 106 ore. Siamo ancora al capitolo 13. Penso che ormai siamo addirittura d'arrivo, quasi alla fine del capitolo 13. E una volta che iniziamo il capitolo 14, ragazzi, siamo arrivati praticamente alla fine. Non so quanto sarà lungo, ma. Poi, il 21. Non mi ricordo quando esce esattamente. Il giorno dell'uscita del DLC di Elden Ring, mi raccomando, ragazzi, vi voglio qua. Perché ci sarà la live in cui sarà presente anche un mio amico qui con me. Ma certo che mi fa piacere. Vedo se riesco oggi pomeriggio. Ah, il 20. Grazie. Pensate quanto sono rincoglionito. Vedo di riuscire a passare, che ho un po' da fare, un po' di montaggi vari da fare oggi pomeriggio. Però nel caso ti metto come sottofondo, quindi mi farebbe un sacco piacere. Dicevo, mi raccomando. No, ma a me farebbe piacere. Mica mi obblighi. No, infatti avresti dovuto dire: no, ti obbligo, stronzo! Devi passare! Mi raccomando, ragazzi, a tutti quanti, lasciate un follow a Crazy Head. Mi raccomando, è uno stile meraviglioso. Dicevo, DLC di Elden Ring con un mio amico qui con me, perché continuiamo e chiudiamo la lore di Etelion, che è un personaggio che io, per chi non lo sapesse, ho creato su Dark Souls 1, perché era la prima volta che io affrontavo i Souls. L'ho portato sul 2, sul 3. E Elden Ring troverà finalmente riposo. Dopo un po', dopo di questo, a meno che non ci siano altri DLC di Elden Ring, ma non credo, perché il DLC di Elden Ring sarà grande come Dark Souls 3, quindi per farvi capire, metteremo un punto alla sua lore. E dopo, se mai uscirà un Dark Souls 4 o un Elden Ring 2, creeremo un altro personaggio con la sua lore, perché sapete, io gioco di ruolo e quel personaggio che ho creato ha una lore ben definita. In più, sto pensando
ma questa è una cosa che è molto così perché ci sono tanti giochi che adesso devono uscire, di fare un'altra run cosplay, ma ci devo lavorare sopra. Se mai mi verrà veramente l'idea di fare una run cosplay, oltre a quella di Genichiro che abbiamo fatto, la porteremo. Perché stavo pensando a una run cosplay di Thor, perché ce l'avevo qua, dato che non l'abbiamo finita su Dark Souls 3, ma ho letto che c'è un martello su Elden Ring, su DLC, che funziona esattamente come Mjolnir, cioè tu lo lanci e ti ritorna in mano. Quindi quando ho letto una cosa del genere ho pensato, ok, devo fare la run cosplay di Thor. Quindi, ragazzi, mi raccomando, tornate domani mattina alle 11 che proseguiamo la storia. Sì, è una cosa che ho appena letto, ho fatto bellissimo. E se non sbaglio, poi penso pure che ho capito una cazzata, però se c'è la facciamo, lo prometto, ragazzi, la facciamo. Allora, ragazzi, domani mattina alle 11 si prosegue, perché speriamo almeno di finire il capitolo, pensate, siamo arrivati a sperare di finire il capitolo 13 e siamo al 37esimo, domani saremo allo 38esimo episodio. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo domani mattina alle 11, prepariamoci, rimanete un attimo in live per fare un raidino quotidiano. Vediamo un po' chi andiamo a farlo, chi ci sta. Andiamo da Ruma che è da un po' che non li facciamo il raid. Ciao Crazy, rimani per il raid, così andiamo a trovare la mia cara amica Iruma, che sta portando, mi sa, Just Chatting per ora. Stai, Irumina. Eccola qua. Si parte, ragazzi, vi ringrazio per tutto, vi ringrazio per i due splendidi raid che mi avete fatto oggi. Grazie mille Crazy, grazie mille 2D Pixel, lasciatevi il follow a vicenda. Vi ringrazio per tutto e noi si parte per il canale di Ruma.